mi sono preceduto perché lavoriamo tutti insieme all'interno di Tutelare Bambino del Centro di Milano, portiamo avanti l'organizzazione dei corsi post specializzazione rivolti alla psicoterapia per lavorare sul bambino e vi porteremo alcuni spunti teorici e frammisti a alcuni aspetti clinici dati da sedute. Io ho preparato delle slide che però poi posso mandarvi se volete, però direi che qua le slide sono decisamente meglio. Allora, i punti, sono alcuni punti chiave che vorremmo mettere a fuoco perché la nostra relazione si centrerà soprattutto su come lavorare solamente con i genitori, perché non è sempre necessario lavorare con un bambino anche se il bambino porta delle sofferenze. E nel caso che poi vi presenteremo mostreremo un po' come, che senso ha e come sia possibile tramite i genitori aiutare l'intero contesto familiare, quindi far sì che anche il bambino venga meno alla sofferenza che presenta. Il punto di partenza di questo intervento è quello della teoria dei sistemi. Molti di voi conosceranno Moren, siete tutti studenti, no, sono anche esterni dalla SIPRE, ok, quindi allora faccio due premesse su questo. A partire dalla teoria dei sistemi, cioè che intende, utilizza questa metafora dell'essere umano come sistema, l'idea interessante di sistema, secondo me, è questa, è quella che ben sottolinea Edgar Morin, cioè che il sistema si auto-eco-organizza. Cosa significa? Il sistema, questo lo dicevamo prima i colleghi, non esiste solamente di per sé come individuo, noi come individui esistiamo e siamo insieme anche all'ambiente. Ciò che la nostra organizzazione, il nostro modo di stare in piedi, non è unicamente nostro, ma utilizza e si compenetra con gli elementi che provengono dall'ambiente, che può essere l'ambiente fisico, ma anche l'ambiente contestuale, il luogo dove sono nato, eccetera, i genitori, le famiglie dei genitori e così via. Quindi si esce un po' dall'ottica deterministica, dove si cerca di dare la colpa nell'ottica deterministica classica, è colpa del genitore se il bambino non funziona, il papà dell'esempio prima è il papà che non funziona, la mamma funziona bene perché si sintonizza col bambino, ci viene automatico culturalmente fare queste interpretazioni anche proprio a livello del parlare comune, forse si lavora anche nelle scuole eccetera, quanti insegnanti sentiamo dire quel bambino è così perché i genitori sono così. Questo è cadere in un'ottica deterministica dove non si va a cogliere quello che è davvero l'auto-eco-organizzazione del sistema singolo e del sistema famiglia, cioè di come i comportamenti di ciascuno hanno una funzione anche per lo stare in piedi dell'altro. Il comportamento del bambino prima, così come quello dell'esempio che faremo, ha un suo perché di esistere, per il bambino per come è fatto, ma anche per il contesto in cui vive, per come è quel contesto. E quindi le idee del determinismo, questo dice Moren, le idee del determinismo dell'ambiente e dell'adattamento all'ambiente si fondano sulla distinzione tra due entità eterogenee, da una parte l'individuo e dall'altra l'ambiente. Quindi la fatica di lavorare con la complessità, con sistemi complessi, è proprio questa di toglierci dai dualismi, di uscire dall'idea di individuo e ambiente come separati. Perché se noi pensiamo a individuo e ambiente come separati, cosa facciamo? Andiamo a vedere le influenze reciproche, A influenza B, B influenza A, ma questo è ancora riduttivo rispetto a un'idea di complessità, dove c'è veramente un interfacciarsi continuo, dove ciascuno di noi non è separato dall'altro, ma è insieme all'altro. E così se ragioniamo in questa maniera, dividendo individuo e ambiente, quindi in questo caso bambino e genitori, non riusciremo ad arrivare a cogliere che l'auto-organizzazione è parte integrante della eco-organizzazione, cioè del mio modo di organizzarmi nell'ambiente, di stare nell'ambiente, di relazionarmi, e viceversa anche che il mio modo di stare con l'ambiente mi serve per organizzare, per stare in piedi, per come sono fatto io. Dobbiamo dunque tentare di chiarire la relazione tra auto-organizzazione e organizzazione con l'ambiente, eco-organizzazione, partendo da una base concettuale complessa, perché non possono appunto essere esaminate separatamente. La difficoltà nel parlare di questo è che a livello terminologico ci mancano le parole per
raccontare questa unione che c'è tra l'auto e l'eco, cioè tra me e l'ambiente, perché noi come parole, nella nostra lingua, nella nostra tradizione occidentale, siamo portati a separare e a dividere. Vi cito questo epistemologo, forse lo conoscete, si chiama Erwin Laszlo, e vi cito questa frase, secondo me molto interessante, rende bene l'idea di connessione che noi prendiamo come riferimento quando lavoriamo con i genitori e quando parliamo del bambino sofferente. Lui dice: l'universo è un mondo pieno di memoria con interconnessioni costanti e durevoli. Un mondo, dice, in cui ogni cosa in forma, in trattino forma, cioè non solo in forma ma anche da forma, ogni altra cosa, agendo e interagendo con essa. Dovremmo comprendere questo mondo affascinante con il cuore oltre che con l'intelletto, cioè non possiamo semplicemente anche qui scindere la nostra ragione di quello che poi sentiamo durante le sedute. È una complessità globale e noi spesso ci attacchiamo a tutte le nostre teorie, a tutti i nostri pensieri razionali che sono importanti, ma poi c'è anche tutto un altro aspetto che ci permette di cogliere che cosa sta accadendo davvero in quella famiglia. E la parola complesso deriva proprio dalla parola complexum, che vuol dire abbracciare e cingere. Quando parliamo di sistema complesso, diciamo che tutto è abbracciato insieme, non solo ciò che è dentro di me, ma anche ciò che è fuori di me. Ed è come, questo diceva un altro epistemologo, von Glasenfeld, è come se considerassimo il fiume che fa il suo corso dentro, diciamo, dentro l'alveo del fiume. Chi è che decide qual è la direzione del fiume? Non è né il fiume, nel suo alveo, ma l'interconnessione, è il fiume che modella l'alveo e l'alveo che dà forma al fiume. E secondo me questo esempio del fiume rende bene quello che succede nella famiglia. Non è il bambino che determina i genitori, non sono i genitori che determinano il bambino, ma è una continua auto-eco-organizzazione di ciascuno. E adesso partirei da questo punto per vedere concretamente nel caso clinico cosa succede, cosa vuol dire questa interconnessione. Allora, adesso qui vi citiamo una parte del caso che vi presentiamo oggi, che in un certo senso è la parte finale del pezzo di caso che vi ho portato oggi, proprio perché poi vedremo invece i colloqui dove abbiamo lavorato con i genitori sul bambino. Quest'ultimo invece pezzo che vi presento per primo, un po' per sentirlo con il cuore e quindi rimestare gli elementi, ve lo dico per farvi capire esattamente questo livello di cui stiamo parlando, poi però ve lo dovrete dimenticare sentendo gli altri pezzi, perché poi torneremo proprio invece al lavoro su genitori che pensano al bambino, perché il nostro punto vi vogliamo passare oggi è come recuperare, far recuperare i genitori appunto le competenze genitoriali che quando arrivano da noi sentono di aver completamente perso. Allora vi dico questo pezzettino del colloquio numero 8, quindi eravamo già un po', stiamo appunto lavorando su questo bambino. Io non ho ancora visto il bambino, il colloquio numero 8, quindi comunque sono già 2 mesi che ci vediamo e lavoriamo, ancora non l'ho visto. Questo bambino è un bambino di 9 anni che fa la quarta elementare e che manda completamente in tilt la famiglia e i genitori, perché esprime in 3-4 occasioni l'idea di volersi suicidare e quindi ovviamente sconvolge un po' tutta la famiglia, che se le prime 2-3 volte sta ad ascoltare cosa dice il bambino, alla quarta scoppia, vabbè, la mamma è in lacrime, il papà si ghiaccia, però chiedono espressamente al bambino di non dire più queste cose perché loro non sanno come prenderla, no? Quindi dopodiché arrivano da me, quindi. Nel colloquio numero 8 però appunto loro mi raccontano che il bambino ha chiesto, questo bambino che ho chiamato Spatafillo in questo caso, che è il nome di un fiore che significa io ti proteggerò, questo bambino adora i fiori, adora fare giardinaggio e anche io ti proteggerò ha un senso, no? In questo colloquio i genitori, la mamma soprattutto, mi dice: ah, ma dottoressa, sa che la saluta Spatafillo perché ormai ha capito che veniamo da lei, ha chiesto cosa veniamo a fare. Io chiedo se lui sa che cosa fa uno psicologo più o meno, cosa fa un analista. Loro mi dicono di sì perché ha un amichetto che ci va per contenere la rabbia, quindi ha un po' idea, no, di quello che succede ed è molto interessato a quello che i genitori fanno venendo da me. Quindi gli chiedono: ma parlate di me o parlate di voi? Dico, che strana domanda, già chiedo, no? Lui non ha detto di voler venire da me, chiede appunto ai genitori: ma di chi parlate, di cosa parlate?
E allora io effettivamente dico, ah no, mi dice la mamma, è tutto contento che veniamo da lei, no? Tutte le volte che veniamo adesso continua a chiedere ed è tutto contento, sembra felicissimo che noi stiamo venendo qui, proprio felice. Dico, beh, allora io dico, beh, sembra che abbia usato quindi l'affermazione del suicidio per costringerti a venire qui in coppia a parlare con me. È la prima volta che negli 8 colloqui diciamo questa cosa, dico io questa cosa, ovviamente io ce l'ho in mente da un po', però ho aspettato per motivi che vedremo dopo. E a quel punto loro proprio dicono, la mamma dice, sì, beh, potrebbe sembrare, perché in effetti poi si è subito tranquillizzato, cioè da quando veniamo si è tranquillizzato. E io dico, ma potrebbe essere così sensibile? Io faccio sempre un po' coi genitori all'inizio l'analista un po' scema, cioè quella che pensa delle cose ma non le dà proprio per scontate, le butta un po' lì per vedere invece anche il genitore, appunto per dare al genitore la possibilità di recuperarsi lui, no? La possibilità di fare ipotesi, di dire delle cose. E a quel punto la mamma dice, beh sì, lui è molto sensibile, e il papà annuisce. Quindi io chiedo, ma allora è così vero che siete in crisi? Ovviamente era evidentissimo, ma loro non l'avevano ancora né detto né fatto trapelare. E allora a quel punto insieme dicono, ah beh, da molti anni! Ma se lo dicono per la prima volta in quel momento lì con me, e dicono da quando ci sono i bambini effettivamente, da quando sono nati i figli, forse addirittura appunto da quando è nato Spatafillo, che è il più grande, la più piccola poi ha invece 7 anni. Tutto è iniziato lì, ma in effetti da qualche mese sta un po' emergendo, perché forse non riusciamo più a fare finta di niente. E non riusciamo però neanche bene a dircelo che siamo in crisi. Quindi questi genitori in quell'attimo davvero si dicono quello che da anni non si riescono a dire. E qui vabbè, io poi li aiuto un po', appunto facendo l'ipotesi che guarda caso, allora forse Spatafillo ad aver usato questa questione del suicidio per spingere loro ad occuparsi di loro, per andare dallo psicologo, perché poi lo vedremo dopo nei dettagli, Spatafillo dice che vuole suicidarsi perché i sogni falliscono, i progetti non si portano a termine. E non solo, lui dice però, io mi suiciderò a 40 anni. E allora qui un'intuizione fantastica, i genitori hanno 40 anni. Quindi come a dire, ok, quando si arriva alla vostra età, i progetti finiscono, i sogni falliscono, che cos'altro c'è da fare se non suicidarsi o andare dall'analista? Che siamo lì, eh! Ridò la parola a Giulia, vediamo dopo altri dettagli. Comunque, lavorare con i bambini, cioè, è fantastico, i bambini arrivano anni luce prima, sì, dell'adulto su delle questioni importanti. Ecco, in questo, ad esempio, in questa spezzone che abbiamo sentito, è chiaro che il bambino, tra virgolette, ha mandato, ha fatto emergere un problema, i genitori sono andati dall'analista e hanno lavorato. E ci potremmo chiedere però, appunto, questo star male del bambino, questo dire di suicidio, eccetera, quindi, appartiene solo ai genitori? Appartiene solo al bambino? Di chi è questo star male? Nell'ottica che vi dicevo prima dell'auto-organizzazione, appartiene al sistema, appartiene sia al bambino sia ai genitori. Dire al bambino i sogni finiscono a 40 anni e non rimane che suicidarsi è una cosa che serve al bambino per rimanere in piedi per come è fatto lui, ma serve anche ai genitori, e in questo caso i genitori li vediamo molto bene. E ciò che poi noi facciamo nel nostro lavoro è quello di far sì che il genitore entri in contatto con ciò che il bambino sta portando e che tocca anche loro, e aiutare il bambino a entrare in contatto con queste parti. Quindi il comportamento del bambino rappresenta il suo modo di stare in quel contesto, quindi rappresenta il modo del bambino di stare in quella famiglia, Spatafillo rappresenta quello. E questo suo modo di stare consente a ciascun membro della famiglia di mantenere la propria organizzazione e il proprio equilibrio. Quindi, quando parliamo di relazione genitori e figli, non è semplicemente una relazione tra A e B e tra B e A, è qualcosa davvero di molto di più, e si struttura quella relazione proprio in quella maniera perché esprime contemporaneamente il soggetto e il contesto per ciascuno di loro, racconta dell'uno e dell'altro, racconta dei figli e dei genitori, che in tutto il loro essere, fatto di corpo, emozioni, relazioni, non in maniera separata. Quindi arriviamo al punto in cui abbiamo a che fare con la sofferenza del bambino che il genitore ci viene a portare. Il grande Albert Einstein diceva che nel pieno delle difficoltà, poi lo riprendiamo molto anche noi, nel pieno delle difficoltà risiede l'occasione favorevole.
Quando un genitore viene a chiedere aiuto per un bambino che sta male, in genere viene quanto abbastanza con l'acqua alla gola, perché si dice si sistemerà prima, in qualche maniera facciamo, eccetera, per cui arrivano con situazioni abbastanza pesanti. Però è la cosa favorevole è che in quel momento di sofferenza c'è una grossissima possibilità di far fare dei salti di qualità a ciascun membro della famiglia, nel momento in cui ciascuno riesce a toccare la propria organizzazione, il proprio modo di stare in quel contesto. Quindi un po' l'obiettivo che ci poniamo quando lavoriamo con i genitori è quello di farli entrare in contatto con ciò che sono. Noi diciamo aiutarli a vestire i propri panni, quello che sono, quindi non a mettere da parte ciò che sono, ma essere proprio loro, e in questo modo a uscire dagli automatismi relazionali che si sono creati, ad esempio il non dirsi che non stiamo bene insieme, e questo consente di mettere in moto la creatività. Cosa vuol dire la creatività? Poter stare in quella relazione partendo da sé per come si è, in una maniera che è propria e che non è l'analista che può dire come quel papà deve stare con quel figlio o quella mamma deve stare con quel figlio. Loro possono trovare il loro specifico modo, che magari non si anche pure strano, ma è il loro modo. E quindi, come riprendendo le parole di Michele Minolli, significa per ciascun genitore appropriarsi del proprio processo di stare al mondo, del proprio essere e divenire, che confluisce nel proprio stare in quel contesto e in quella maniera. Quando non vesto i miei panni, quando un genitore non veste i suoi panni, cosa succede? Inizia a chiedere al bambino di far funzionare le cose. Ed è quindi che poi si crea il problema. Quando io non sono profondamente me stessa e non riesco ad andare per la mia strada, magari sono convinto pure di andare per la mia strada. Avete presente la favola dei vestiti nuovi dell'imperatore, dove l'imperatore è nudo ma lui pensa di avere un vestito sontuoso? A volte i genitori arrivano così pensando di essere, fare, di essere sulla propria strada, in realtà stanno chiedendo al figlio di guidarli, stanno chiedendo al figlio di dargli, di determinare quello che loro sono, di far funzionare le cose. E quindi poi è facile che se il bambino non riesce a farci funzionare inizio a dare la colpa. Posso dare la colpa al bambino che dà fastidio alla sorellina, che fa i capricci, posso dare la colpa alle insegnanti, posso dare la colpa al coniuge. E tutto questo processo di dare le colpe è quello che poi viene definito il processo di delega, cioè io chiedo all'altro di farmi stare in piedi, non sto in piedi a partire da me stesso. E qui cito Minolli che dice: abituato ad aderire all'esterno, delegando se stesso o cercando una onnipotentistica affermazione di sé, allora la fragilità del soggetto emerge in tutta la sua evidenza, attraverso l'impotenza espressa dallo star male profondo. L'essere umano da sempre fatica o non osa entrare al suo interno per scoprire il tesoro dell'unicità della propria vita e della possibilità di viverla in prima persona. Questo lo sta facendo, ad esempio, nel caso di Smattafillo, nei casi che ci si presentano in studio, lo fa ciascun membro della famiglia. È come se in quel momento nessuno stesse andando davvero per la propria strada, nessuno entrasse davvero nell'unicità e vivesse in prima persona la sua vita, ma chiedesse all'altro di farlo per sé, e lì iniziano i problemi. E quindi se vuoi, sì, finisci con me. Riprendiamo. Quindi cosa succede? Quello che noi possiamo fare lavorando con i genitori è aiutarli a cogliere se stessi e quindi avviare un processo di cambiamento, dove non vuol dire acquisire, questo in linea con la teoria dei sistemi, non vuol dire acquisisco nuove abilità, nuove competenze. Noi non andiamo a dire ai genitori tu devi fare così, devi fare cosa, devi dormire con tuo figlio nel lettone o non devi dormire con tuo figlio nel lettone. Tra l'altro, mentre voi prima dicevate no, il figlio nel lettone, io lei da mamma mi dicevamo no, figli nel lettore ci saranno, proprio perché vabbè, ognuno ha il suo modo creativo di starci, e quindi non dobbiamo dare dei consigli o far apprendere nuove cose, perché di nuovo ricadremo nella questione del genitore delega in qualcosa, allora noi cosa facciamo? Lo istruiamo, gli diamo delle istruzioni, diciamo come stare in piedi, e di nuovo il genitore si perde nella sua fragilità. Quello che noi possiamo far sì è che il genitore possa riorganizzarsi in una maniera qualitativamente diversa, che lo porterà a stare in maniera diversa con il bambino. E questa riorganizzazione, che avviene grazie all'aiuto dell'analista, avviene però nella maniera in cui vogliono i genitori, perché solo i genitori sanno, ciascun soggetto della famiglia sa qual è la sua strada e sa qual è il suo unico, quello caratterizza.
E una volta che il genitore entra in contatto con quello che è lui, in genere facilmente riesce ad avvicinarsi molto di più al bambino e permettere al bambino di essere quello che è, di esprimere quello che è davvero lui e non che il bambino esprima qualcos'altro o qualcosa di qualcun altro. E quindi vengono a vestirsi i propri panni, che non sono panni dati da un esterno, dal figlio, dall'insegnante, dal terapeuta, ma sono quelli che vanno proprio bene per me perché me li creo io. E quindi il terapeuta che ruolo ha? Quello di accompagnare il genitore a entrare in contatto con se stessi, a vestire i propri panni e a far sì che il genitore faccia questo con i figli. Quindi noi potremmo anche non vedere i figli. In alcuni casi i bambini non è necessario che li vediamo. Se il genitore coglie l'essenza, saprà fare lo stesso processo anche con i bambini. Il terapeuta inoltre cosa fa? Non elimina le difficoltà e le sofferenze, sta in questa sofferenza insieme alla famiglia e sostiene e può sostenere insieme ai genitori che è possibile farci conti con questa sofferenza. Come vedrete poi nel caso, in tutti i casi che arrivano nello studio, i genitori per il primo colloquio vengono con i capelli in piedi spaventatissimi perché dicono: cosa sta succedendo? Mio figlio si può suicidare o chissà che altre cose. E tutto questo spavento fa sì che loro si allontanino, che non entrino in contatto con se stessi. Quello che noi possiamo fare è quello di dire: ok, questa sofferenza c'è, entriamoci in contatto, ci possiamo stare, non succede nulla, anzi questo ci permetterà di crescere. E questa porta avanti con una visione che è attiva del soggetto, cioè tu genitore puoi farci conti, così come il bambino ci mette del suo, e una visione che sia positiva, cioè tu genitore hai le competenze per fare il genitore e per affrontare questa cosa. In questo momento se ne è gran caos, ma se ci fermiamo tu sai partire da te, sai trovare le tue soluzioni. Infatti non a caso nelle sedute emerge spesso chiaramente che il genitore tira fuori delle intuizioni ed è il genitore che ci arriva prima del terapeuta a capire come agire col proprio figlio perché il proprio figlio stia meglio. E questa è l'idea di persone, di soggetto che parte da sé e quindi veste i suoi panni e segue la propria strada. E quindi quello che noi facciamo con i genitori concretamente è stimolare la curiosità di questi genitori, perché osservano il figlio in maniera differente. Il figlio non è solo quello che dice che mi suicidio, non è solo quello che rompe le scatole alla sorellina o che quando a scuola fa il macello, perché poi quando si entra in questo loop, in questo modo di pensare, i genitori vedono il figlio solamente per quel pezzo lì, gli stimoliamo la curiosità a vederlo diversamente, a capire che cosa, diceva prima Paolo, il bambino rappresenta per il genitore. E gli si fa uscire dalla logica di chi è la colpa, perché poi non è un fatto di cercare di chi è la colpa, è come mi situo io in questa situazione, che è ben diverso, come si situano figli in questa situazione, come ci, in termini che dicevo prima, come ci auto-eco-organizziamo, cosa sto facendo io. E quindi si fa i conti con tutti con le proprie paure e con l'andare nel profondo della propria unicità. Si fa i conti con la paura di essere attivi nel mondo, di essere responsabili, di andare in prima persona e seguire la propria strada e il proprio processo. E io chiudo prima di passare, così andiamo sul caso clinico, in cui si vede bene cosa significa stimolare questa curiosità e questa osservazione, cioè aiutarli proprio in questo processo. Chiudo con una frase, un aforisma molto interessante, che ci dice che il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell'avere nuovi occhi. Non consiste nel genitori che si separino o che il figlio debba andare in una scuola, in un'altra scuola, eccetera, ma semplicemente iniziare a cambiare lo sguardo con cui guardiamo al figlio e a noi stessi. E quindi adesso vediamo concretamente nel caso. Sì, come giustamente diceva Giulia, quindi la nostra idea, quello che abbiamo in mente e ci guida è riaprire una circolarità, perché la circolarità appunto c'è, ma in questo caso un po' bloccata ormai in qualcosa che impedisce a tutti di poter leggere se stessi e leggere l'altro, e quindi rimane il sintomo, rimane l'ansia, la paura, l'angoscia. Di solito i genitori appunto arrivano molto molto angosciati, qualunque sia il sintomo che portano. E quindi dobbiamo un po' spezzare questa cosa in realtà per riattivare una circolarità che però sia appunto più funzionale, più buona, fra virgolette, più creativa. Più creativa.
la chiave è proprio quella di ristimolare nei genitori la loro capacità di osservazione, la loro capacità di fare ipotesi, appunto, perché poi noi stessi analisti possiamo fare ipotesi, non abbiamo appunto la verità in tasca, non sappiamo davvero che cosa succede al bambino, che cosa succede ai genitori e a quella famiglia, dobbiamo riattivare questo processo appunto creativo. Un po' andando nella tecnica, vi ho sintetizzato in 3 punti quello che un po' in generale appunto andiamo a fare, in specifico in questo caso, però un po' in generale, cioè per recuperare queste competenze genitoriali abbiamo un po' 3 passaggi. Un primo passaggio è quello di ridare ai genitori la capacità di osservazione, cioè fargli sentire che hanno capacità osservative e quindi di cogliere elementi. In un secondo passaggio gli chiediamo questa famosa domanda di chi è vostro figlio per voi, o chi è vostro figlio di per sé, che è una domanda sempre molto dirompente perché ovviamente va a toccare tantissimi livelli e porta fuori tantissime cose interessanti. In un terzo passaggio li aiutiamo proprio a provare a fare ipotesi su ciò che è successo, su ciò che sta succedendo, su chi sono loro, su chi è il bambino, e questo è poi appunto, diciamo, un po' l'ultimo passaggio che poi sblocca. Che cosa? Oh, poi lì è veramente tutto da vedere, tutto da venire, perché poi qui noi non sappiamo nulla e siamo lì con loro a costruire qualcosa di nuovo. Vedendo Spatafib, perché se no abbiamo tempo, ripartiamo dall'inizio del caso. Primo punto, intanto calmiamo i genitori e ridiamo un po' capacità di osservazione. Quando questi 2 genitori arrivano sono appunto molto spaventati da questa idea grossa di che cos'è il suicidio, di perché il bambino dica questo, e alla mia semplice domanda del bene, ma raccontatemi un po' bene come l'ha detto, come è successo, che cosa vi ha portato, prima di questo, già loro iniziano a dirmi che il bambino ha detto questo, ma loro non capiscono come neanche faccia sapere la parola suicidio, dove l'abbia sentita. Il papà dice, ma noi stiamo ben attenti a non fargli neanche vedere il telegiornale, fargli vedere questo dicevamo, ma dice, noi neanche la televisione teniamo accesa all'ora di cena, non gli facciamo vedere il telegiornale, non gli facciamo sentire questo tipo di cose. Il papà ad un certo punto dice, neanche l'aveva detto prima alla mamma, quindi è successa una cosa così grossa ma non se lo sono neanche detti fra loro, lo dicono a me. Ah beh, ma in effetti si è suicidato quel signore nel nostro paese qualche mese fa, forse ha sentito quella storia, forse ha sentito, si è defenestrato questo signore anziano, forse ha sentito quella storia. Ma anche qui si dicono no, beh, forse neanche più di tanto, dove avrebbe potuta sentirla. Quindi si sono persi, come vedete, questi genitori appunto in fare ipotesi che però sono lontane, non sono davvero calate nella loro realtà, in quello che è successo al figlio. Quindi io provo a chiedere loro, beh, ma proviamo a capire invece appunto a vostro figlio, è forse successo qualcosa ultimamente a vostro figlio nella vostra quotidianità? E la mamma dice, non capisco bene a cosa si riferisca con questa domanda, però certo ultimamente non vuole più andare a scuola volentieri, dice che non gli piace più, mentre gli è sempre piaciuto, è sempre stato bravo a scuola, ha sempre studiato. Cerchiamo di capire quindi cosa è successo, fa volentieri i compiti. Non gli piace tanto una delle maestre. Questo ultimamente l'ha detto, ma non so bene perché, forse perché urla, ma non con lui. Quindi lo vedete che la mamma forse ha un'idea, ma neanche troppo precisa. Questa è una mamma attenta, non pensiate che sia un genitore di quelli un po' distratti o disattenti. Questa è una mamma molto attenta, una mamma molto curante. Forse pure troppo, poi vedremo nella dinamica di coppia, però per i figli c'è, quindi la mamma dice anche che con la maestra ha parlato, la maestra dice che a scuola va bene, che l'unica cosa è che ultimamente interviene meno del solito, quindi anche qui c'è un elemento, però nessuno lo è andato a osservare appunto. Io spiego di dirmi esattamente come ha detto questa cosa, con che tono emotivo. Viene fuori che no, l'ha detto con molta calma, sì perché ha detto che la scuola è brutta, appunto che i sogni sono irrealizzabili e che si suiciderà, sì a 40 anni, no? Poi questo scopriremo dopo per quale motivo. Però già la mamma mentre dice questo fa una piccola risata e dice, beh dai, allora non è che mi si suicida domani e quindi ho un po' di tempo, cioè già sgonfia quel livello emotivo talmente alto che era venuto e che non le permetteva più di poter vedere delle cose, di leggere delle cose.
un po' nel punto 2 appunto cerchiamo meglio di guardare chi è questo figlio, quindi facendo questa domanda dirompente di chi è mio figlio per me vengono fuori diverse cose. Adesso vi dico solo 2-3 punti, se no poi non so nei tempi, ma allora qui viene fuori che appunto nessuno dei tuoi ha in mente bene chi è questo figlio, ma questo capita spessissimo facendo questa domanda ai genitori. Vengono fuori più che altro quelle idee che hai di quello che tuo figlio ti fa provare. Allora questa mamma dirà, beh sì, ma mio figlio è la mia gioia, i miei figli sono stati una fatica appena nati perché mi sono trovata addosso tutte le responsabilità della cura, il pannolino da cambiare, le notti sveglie, il papà lavorava molto in quel periodo, non c'era. Però dopo quel periodo che ricordo così pesante, così stressante, adesso i miei figli sono la mia gioia, sono la mia felicità, sto benissimo con loro, mi piace tantissimo starci con loro, fare le cose con loro, anche i compiti. Cioè, quindi viene fuori che in realtà che cos'è questo figlio? Ma un mezzo per sentire delle emozioni proprie. Per il papà è un mondo sconosciuto, è un figlio che sta lì, che gira per casa, che appunto è sempre stato bravo finora, non ha mai dato problemi, quindi non si capisce bene cosa sia per lui. Viene fuori un timido accenno a sta iniziando a suonare la chitarra, è una mia passione, dice il papà, potrei suonare la chitarra con lui. Quindi, ok, si comincia a instaurare anche lì un piccolo aggancio al guardalo questo figlio, guarda anche te con questo figlio, no? Iniziano a uscire delle idee su cosa si può fare. In questa fase dei colloqui noi abbiamo poi lavorato molto invece proprio sul capire meglio, approfondire meglio cos'era successo appunto a scuola, come mai questa maestra gli dava così fastidio a Spatafillo, e effettivamente viene fuori che semplicemente Spatafillo è molto sensibile, quindi ha un'alta percezione degli elementi esterni. Questo se lavorerete con i bambini è sempre importantissimo tenerlo presente. I bambini sono molto sensibili ai 5 sensi, e anche al 6 forse, però ai 5 sensi sì, sicuramente. Noi adulti lo diamo un po' per scontato. Un bambino magari non fa la cacca nel vasino perché gli dà fastidio l'odore della cacca, o gli dà fastidio vederla lì, quindi è una cosa anche molto concreta e molto pratica. Questo bambino si spaventa molto a scuola quando la maestra urla, perché l'urlo davvero non se lo aspetta, nonostante avvenga ripetutamente, la maestra urla con altri bambini, non con lui, però lui proprio si spaventa e quindi a quel punto accelera il respiro, comincia ad andare un po' in panico e questo non gli consente più di sentirsi sereno a scuola. Con i genitori facciamo un lavoro sul proviamo a pensare come lo possiamo dire di stare più tranquillo, di respirare meglio, come mai la maestra urla. Quindi i genitori insieme al bambino ne parlano, anche lì trovano idee, trovano ipotesi, trovano soluzioni, si dicono ok, la maestra fa così con questo e quest'altro bambino. I genitori si fanno raccontare degli esempi dove la maestra ha fatto questa cosa. Già questo placa il bambino. Non dice più che non vuole andare a scuola, comincia a tornarci volentieri, a essere contento di farlo, perché non ha più così questo timore di colpo venire stramazzato così dalla maestra. Questa sembra una cosa molto semplice, molto banale, ma se noi ci fossimo persi su grandi lucubrazioni del perché e per come, non avremmo colto questo elemento invece percettivo così semplice, ma così di fondamentale importanza per questo bambino in questo passaggio. Che oltre ad andare felicemente a scuola, smette anche appunto di dire che vuole suicidarsi. Si mette con degli amici a fare un gruppo dove suonano la chitarra, e quindi ricomincia anche a dire che ha progetti, che ha sogni, che non c'è più bisogno di pensare appunto di farsi fuori perché i sogni si realizzano. I genitori sono anche molto più tranquilli ovviamente. E quindi poi qui arriva un po' il terzo passaggio di cui vi dicevo. Allora adesso che tutti sono un po' più tranquilli, quindi che tutto il sistema non corre più dietro al sintomo, possiamo iniziare a fare ipotesi sul cosa è successo e che significato diamo però a quello che è successo, a quello che il sintomo ha portato fuori. E quindi viene un po' fuori la cosa finale che in realtà vi ho letto all'inizio, che sarà appunto solo l'inizio di tutto un altro percorso fatto con i genitori e con la coppia, adesso diamo un senso, adesso cerchiamo di capire i nostri panni, i panni del bambino, perché il bambino ha detto così, ma perché io quindi sto così, perché noi siamo in crisi, eccetera, eccetera. Poi, il caso è ricchissimo, ma quello che ci interessava oggi era un po' questo primo passaggio sulle competenze genitoriali.